Buonasera a tutti, bentornati, ben ritrovati a Grilli per la Testa. Marco Grilli vi accoglie su Radio Saiuz, una nuova trasmissione, oggi molto particolare per due ordini di motivi, ben due. Il primo è che so già che qualcuno mi dirà per questo, ma oggi è il compleanno del nostro amato regista Rosario Moreno. Rosario, auguri, buon compleanno! Grazie, mi prendi in castagna che stavo facendo un altro lavoro. Tanti auguri a tutti quanti, tanti auguri non solo a me ma a tutti quanti, a tutti quanti. Poi, secondo motivo per il quale questa trasmissione sarà decisamente particolare, perché oggi farò l'ospite di me stesso. Come, dirà qualcuno, come farai? Perché per garantire a me stesso la terzietà nella trasmissione ho invitato il nostro carissimo amico, fraterno amico Alviano Appi, che gentilmente si è prestato praticamente a fare da co-conduttore della trasmissione, permettendomi di fare l'ospite di me stesso. Quindi una formula abbastanza nuova per questa cosa. Ciao Alviano, bentornato, bentrovato. Ciao e grazie dell'invito. No, grazie a te. Tra le altre cose ti prendi pure in anticipo, perché tu avresti la trasmissione successiva e abbiamo deciso di fare questa bella mucchiata, esatto, e cambiare il format. Esatto. Quindi, che dire, non posso neanche dire in questa sede che ti cederò la parola, perché in un modo o in un altro dovremmo parlare entrambi. Beh, me la prenderò in qualche modo. Facciamo così, intanto teniamo conto che siamo entrati nella settimana pasquale. Come Natale in genere dovremmo essere più bravi, più buoni, però quello che possiamo notare, io sono interessato a condividere con chi ci ascolta qualche riflessione di carattere internazionale. C'è stata la decisione di espellere circa un centinaio di diplomatici russi dalle sedi di alcuni paesi europei. L'Italia ancora non ha preso una posizione definita, vediamo che cosa faremo. Però io ritengo che sia una decisione molto grave questa presa in Europa, per una motivazione tra l'altro risibile, per l'uccisione sospetta. Tant'è vero che gli stessi inglesi hanno detto molto probabile, ma non accertata, molto probabile, very likely, di una spia russa in Gran Bretagna, che tra l'altro era una spia che ormai ormai non aveva nessun peso e niente di particolare da rilevare. Non si capisce neanche perché alla vigilia dei mondiali di calcio la Russia dovrebbe cercare di sollevare questi fumi. Allora ti chiedo, che cosa percepisci a livello di tensione internazionale, in questo caso in Europa, dietro questa mossa che è partita dal premier britannico May? Allora, Theresa May, che si sta guadagnando decisamente una cattiva fama a livello mondiale, secondo me, se non fosse che in questo momento sta facendo il gioco dei soliti Stati Uniti d'America, si è inventata questa storia per cui Putin, lui stesso, avrebbe in buona sostanza dato ordine di far fuori Skripal. Allora, come tu giustamente hai poc'anzi ricordato, intanto era un ex spia. Sì. O tecnicamente così risultava essere, poi bisognerebbe scavare un pochettino più in profondità, ma in ogni caso non era uno che costituisse un pericolo immediato, ma per la verità neanche nel medio periodo, per l'amministrazione, chiamiamola così, Putin, che tra le cose è fresco di rielezione, ricordiamolo, con un plebiscito del 76,6% e con punte del 90% in alcune delle regioni russe, tra le quali
quella che anche Giulietto Chiesa, che è un grandissimo geopolitico, esperto di, diciamo, di russofilia o di Russia, ha detto che anche lui le percentuali attorno al 90% non sono effettivamente credibili, perché hanno anche di, come si dice, consenso bulgaro, no? Esatto. Ma in tutta la federazione russa il plebiscito è comunque chiaro, addirittura lui ha superato la sua percentuale precedente di circa 13 punti, che è una mostruosità da un certo punto di vista, che è quello squisitamente legato ai quozienti elettivi, sostanzialmente 13 punti percentuali da come dire, certo, da 6 anni qua, ma sono tantissimi. Viene da dire che con tutto quello che stiamo facendo noi ai confini con la Russia, stiamo permettendo certamente ad un uomo forte, sicuramente capace, ma anche con certamente molte ombre, di tenere il paese chiuso su di sé, insomma. Allora, e qua torniamo sempre al passato. Tanto per continuare la risposta alla domanda di prima, sostanzialmente Putin è un uomo forte, fortissimo in tutti i sensi, è in assoluto in questo momento su scala mondiale il leader per definizione. Attenzione, Trump è stato eletto di lì. Certo. Okay. Prendiamo un altro caso, lasciamo stare le monarchie arabe, gli Emirati, eccetera, eccetera, eccetera. Lasciamo stare le guerre intestine all'Africa per le leadership, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo, lasciamo stare il Sud America, che in questo momento è una terra di fuoco, anche se non lo si vuole ammettere, perché ci sono molti più sommovimenti geopolitici in Sud America di quanti si possa ammettere. Prendiamo il caso di Xi Jinping, sì, che è sostanzialmente il numero uno cinese, sì, che ha appena fatto modificare sostanzialmente la Costituzione della Repubblica Popolare Cinese per aggirare l'ostacolo del doppio mandato e poi fine della storia, per cui lui adesso fondamentalmente potrebbe fare presidente a vita. Sì. È stato ovviamente, si è gridato lo scandalo, perché come al solito la Cina comunque viene tacciata di totalitarismo, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. Vladimir Putin, con elezioni per le quali non sono in discussione i brogli come la volta precedente, e non perché lui abbia fatto fuori tutti gli avversari in senso fisico, torneremo dopo al caso Skripal, ma perché fondamentalmente la sua immagine gode di una tale forza, di un tale prestigio, come proprio immagine del leader che incarna lo spirito nazionale, che i russi non ci pensano nemmeno a cambiare presidente, cosa che dovranno fare tra 6 anni per forza di cose, perché chiaramente lui avrà, a meno che non cambino le regole, in scadenza il secondo mandato consecutivo, per cui dovrà interrompere la sequenza una volta ancora, come ha già fatto nel recente passato con il cambio primo ministro presidente, quindi il Medvedev, che è diventato da presidente perché ovviamente è stato eletto lui, eccetera eccetera. I suoi avversari non si sono neanche lontanamente avvicinati alle sue percentuali. La Sociak addirittura, che era figlia del suo mentore, in poche parole, sì, che adesso ha intrapreso una sfumatura diversa politicamente, ha preso l'1%. Quindi di che cosa stiamo parlando? E qualcuno diceva fosse l'avversaria più accreditata, in realtà lo era Žirinovskij, che però anche lui ha consultivato un risultato abbastanza modesto, esattamente. Quindi quando parliamo di Vladimir Putin parliamo di una persona intelligente, colta, scaltra, con esperienza politica alle spalle in tutti i sensi, con un'esperienza nei servizi segreti, perché l'ex spia russa, come già il caso che gli fu imputato di avvelenamento da polonio, e stiamo parlando del lontano 2007 sostanzialmente, eravamo attorno a novembre, si ricordo, perché io ero in Russia in quel periodo ed era scoppiato il caso, sì, dell'ex spia russa, anche in quel, sì, caso lì, fatta fuori da Putin o presunto tale,
E torniamo al caso Skripal. Cioè, che senso ha per Vladimir Putin? Praticamente all'occasione proprio che è costituita dalle elezioni presidenziali della Federazione Russa, in piena crisi praticamente da guerra fredda rediviva, fare una boiata del genere, scusate il termine, ma chi glielo fa fare onestamente? Una persona che sta resistendo a tutte le provocazioni possibili e immaginabili su scala mondiale, ha ancora la Cina che gli tiene banco in un certo senso, perché ci sono degli interessi collaterali reciproci, ha ancora un buon margine operativo con la Siria, per esempio, in Medio Oriente, certo, che l'ha appena salvata, tra virgolette, o ha contribuito a salvarla dall'invasione dell'ISIS, che di fatto è praticamente morto. È stato fondamentale. Ok? Poi dovremmo tornare anche sul discorso ISIS. L'ISIS è, credo sia una delle operazioni false flag più evidenti degli ultimi anni. Sostanzialmente sì, una bandiera creata ad hoc per portare avanti una situazione di squilibrio mondiale, quindi con i dovuti passaggi. Olimpiadi di campionati mondiali di Mosca, sì, okay, di calcio. Chi gliela fa fare a Putin di fare una simile sciocchezza quando già il prestigio della Russia non è più tale, perché minato e minacciato su tutti i fronti, economico con sanzioni che sono fondamentalmente illegali ai sensi ONU. Certo, cosa che lui ha ribadito in un'intervista abbastanza recente, tra parentesi. Però la sua versione non viene mai tenuta in debita considerazione. È anche poco pubblicizzata da noi. Esattamente, qua torniamo dopo, potremmo arrivare a un altro argomento ancora, che è quello dell'uso dei media, della comunicazione, eccetera, eccetera. Altra cosa, sempre tornando al caso Skripal, che senso ha far eseguire una terminazione di un avversario o presunto tale che sia in Inghilterra, con tutto quello che sta succedendo in questo momento? Perché dici, uno come Putin dice, tanto passerà inosservata, con tutto il macello che c'è? No, non commetterebbe mai un errore del genere. Tra le altre cose, non ci sono nemmeno prove concrete. Infatti. Il tutto è basato su meri presupposti. Non sono intervenuti neanche i servizi segreti a certificare questa cosa, perché tra le altre cose il reperimento del cadavere è praticamente ad opera della polizia, di Scotland in questo caso. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Allora, attento Marco, io non so se sei riuscito a farlo seguire. No, chiaro. Allora, siccome la questione è molto delicata, perché l'espulsione di un centinaio di diplomatici dalle sedi delle principali capitali città europee è una cosa pesante, da ritorno alla guerra fredda, ma stiamo cercando noi di accendere una miccia, perché una potenza come la Russia andrebbe comunque in territorio europeo tenuta in grande considerazione, uno, dal punto di vista degli scambi economici, due, dal punto di vista della reciproca sicurezza. Ma allora perché stiamo cercando un confronto, un testa a testa, invece senza avere delle prove concrete? Perché fossimo di fronte a prove accertate, uno dice, ma che cosa stai facendo a casa mia? Ma questo non è, e quindi io non prendo tempo, non cerco di capire come mai, non mi assicuro che le cose siano così, ma anzi vado nella direzione opposta, immagino che sia proprio come dico io senza esserne sicuro, e vado a testa bassa
contro questa potenza che dovrebbe avere invece un ruolo economico e militare di rispetto agli accordi, ecco, all'interno. Ecco, e qui sta una parte della risposta alla quale arriveremo. Domanda: non è che per caso Theresa May sta continuando lo stesso tipo di politica e utilizzando gli stessi atteggiamenti di un suo illustre predecessore, che accettò di invadere l'Iraq e appoggiò l'invasione in Iraq per il presupposto che in Iraq fossero utilizzate armi chimiche che non si è mai dimostrato esistessero? Certo. Ok? Certo. Certo. Adesso, siccome lì era giocare all'estero, tra le altre cose, con sostanzialmente personale di Nazioni Unite che sarebbe ed è stato poi in loco a certificare che queste armi chimiche non siano mai esistite, quindi tutta l'intera operazione dell'Iraq che è stata fondamentalmente un atto di guerra deliberato. Diciamo che Blair in quell'occasione aveva promesso comunque un aiuto a Bush, qualsiasi fosse stata la situazione, e in realtà, sì, come dicevo. E la May con la Brexit sta proponendo l'ennesimo tipo di ponte tra Stati Uniti e Inghilterra, anche perché la Germania in questo momento è ancora la protagonista in Europa. Certo. Okay. Quindi qui ci sono in ballo dei grossissimi interessi geopolitici transatlantici, mettiamocelo in testa. Uno. Due, tu hai detto, Russia potenza economica e militare. Militare lo sta tornando da due anni a sta parte, soprattutto perché l'amico Vladimiro, che non è scemo per niente, ha detto: ok, sapete che cosa vi dico? Siamo stati buoni fino adesso, fino a circa 5 anni fa, adesso cominciamo a riarmarci. E loro, nell'arco degli ultimi due anni, hanno portato il proprio potenziale bellico praticamente a poter tranquillamente rivaleggiare non solo con gli Stati Uniti, ma con l'intera NATO, che è in allargamento per volere degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti da soli in Russia non ci possono andare. Certo. Non ci possono andare, l'orso russo non lo tirano giù dalle spese. Devo dire una cosa. Ma papà voglia. Mamma, dai. Bene. Ecco l'intermezzo della diretta. La conduzione familiare. Adesso aggiungo io due cose a quanto tu stavi dicendo, Marco. Voglio dire, noi a partire dalla Bulgaria, Romania, Polonia e poi gli Stati Baltici abbiamo costruito una cortina militare intorno alla Russia. In più, è sufficientemente provato, abbiamo istigato l'Ucraina a deporre un premier loro legalmente votato, legalmente eletto, e adesso l'Ucraina si trova divisa in due parti, una che chiede di entrare nella NATO, la parte diciamo europea, e quella del Donetsk, soprattutto a popolazione russa, che chiede di essere riassimilata alla Russia. Stiamo creando una situazione di guerra gravissima, soprattutto perché adesso abbiamo a disposizione armamenti atomici. Cioè, noi abbiamo creato questa cortina tutto intorno alla Russia e la stiamo armando sempre di più. Io veramente mi sto domandando se esiste una possibilità che l'umanità ne esca indenne da un confronto di questo tipo? No, perché comunque, a meno che non intervengano forze superiori,
qua dobbiamo entrare veramente nel metafisico. Certo. È difficile che comunque la popolazione mondiale nella sua interezza si possa salvare, non solo da un eventuale attacco nucleare, ma anche da tutte le sue conseguenze, perché poi eventi, non stiamo più parlando di armamenti come la seconda guerra mondiale, come hai detto giustamente tu. Il livello tecnologico ormai è super avanzato rispetto a quella volta lì. Peccato che sia in senso mortale. Allora, la Russia sta cercando di recuperare potenziale deterrente rispetto agli alleati atlantici. Sì. E lo fa a buon diritto, perché la filosofia di Putin è: io non attacco nessuno, e quando vado a guerreggiare altrove lo faccio con il permesso dei padroni di casa, leggi il caso Siria, sì, certo. Non come gli altri che chiedono permesso ai propri alleati sapendo di averlo in automatico, si beffano dell'ONU salvo dirgli farne i voleri, perché comunque all'ONU mediamente, voglio dire, una delle posizioni non solo più rispettate ma di preminenza è proprio quella degli Stati Uniti, certo. E quindi di conseguenza gioco facile a proporre qualsiasi cosa, quasi. Poi, potenza economica, sì, la Russia si sta anche ritirando in piedi economicamente parlando, perché ha avuto un momento di recessione, ma dal punto di vista di produzione o di estrazione di elementi, certo, di gas naturale, gas, petrolio, eccetera, la Russia basta a se stessa eppure avanza. Non solo, ne ha talmente tanto di gas in particolare che si può permettere di esportarlo, e ne ricava anche grandissimi guadagni, tra parentesi, certo. Guadagni parte dei quali, tra parentesi, avanza ancora, per esempio, dall'Ucraina stessa, che è in bolletta proprio, per usare Gli Stati Uniti non hanno più questo tipo di potenza, stanno esprimendo una modesta ripresa rispetto a quanto si voglia credere, perché sono fondamentalmente in bancarotta. Tra le altre cose, altro movimento geopolitico è che più di uno Stato sta contemplando la possibilità di creare una moneta propria, e soprattutto abbiamo lo yuan dall'altra parte, che è il contraltare al dollaro, ormai è una moneta di scambio a tutti gli effetti in termini, certo, internazionali. Quindi gli Stati Uniti stanno perdendo potere, l'unico modo che abbiano per mantenere il proprio prestigio e potere è imporsi militarmente, e siccome da soli non si bastano più, hanno bisogno dell'aiuto degli altri. Modifica dell'articolo 5 del Trattato Atlantico, ormai l'alleanza non è più di difesa, difensiva, è anche di, bravo, attacco, per, bravo, cui gli Stati Uniti nel momento in cui vanno a guerreggiare da un'altra parte possono chiedere indistintamente a tutti gli alleati di intervenire con proprio contingente, e infatti hanno chiesto anche l'incremento all'Italia in particolare, soprattutto in vista della produzione finalmente degli F-35, finalmente si fa per dire, perché, no, perché è una disgrazia, disgrazia grossa, l'incremento del rapporto PIL-spesa militare. Sì. Tra le altre cose, sembra che Trump abbia minacciato di boicottare i prodotti italiani in entrata negli Stati Uniti, quindi imponendo dazi, limitazioni o quant'altro, facendo pratiche quel che vengono definite proprio di dumping a livello di certo, internazionali, di scambi internazionali, se l'Italia non terrà fede alla finalizzazione dell'intero acquisto di lotto di F-35 che aveva pattuito o prenotato, posto che una parte di F-35 viene anche assemblata in Italia dalla Lenia. Sì. Ok, sì. Quindi il gioco è questo fondamentalmente, mentre i russi si arrangiano benissimo da soli, perché hanno fondamentalmente tutto quello che serve, e soprattutto ricordiamoci che la Russia è un piccolo staterello che copre 11 fusi orari, beh, certo, quindi ora di prenderla tutta, ha voglia te a galoppare, non ce la possono fare, e la Russia in un modo o in un altro, sempre torniamo a ripetere, per gli interessi reciproci è attaccata alla Cina, non possono toccare la Russia senza scatenare la Cina militarmente non è ancora del tutto pronta, però numericamente, ragazzi, sì, per usare un'espressione gergale, mangia i risi in testa a tutti quanti, ok? E gli arabi anche loro se ne stanno buonini,
anche Israele in un modo o in un altro se ne sta buonino, si fa i macelli in casa sua prevalentemente in questo momento, oltre a dare una mano agli Stati Uniti in giro per il mondo a fare qualche piccola operazioncina. Beh, spesso sono istigatori, Israele spesso è l'istigatore e si porta dietro gli Stati Uniti, visto le grandi forze che lui ha in quel paese. Sì, è molto convincente all'interno degli Stati Uniti Israele. Va bene, io vorrei fare un'altra riflessione. Dobbiamo arrivare i russi anche espulsi, cioè i diplomatici, in 60 sedi diverse, sì, all'interno della UE e degli Stati Uniti d'America. La cosa bella è che Trump, che autorizza queste operazioni, non so fino a che punto a questo punto, prima telefona a Putin per complimentarsi per il suo secondo mandato. Certo. E dopo gli toglie i diplomatici. Allora c'è qualcosa che non mi torna in tutto questo. Non riesco a capire effettivamente dove voglio andare a parare fino in fondo. Torno a ripetere, si sta muovendo su un terreno parecchio pericoloso. Scusa, ti faccio un'osservazione, Marco. Noi abbiamo visto Obama, quando è stato eletto, una delle forti promesse che lui aveva fatto era stata quella di cominciare a militarizzare l'Afghanistan, e non c'è riuscito. Non c'è riuscito, no? E Trump è una persona che si è presentata come visione politica più negativa nei riguardi della Cina di quanto non lo fosse invece nei riguardi della Russia. Per lui il grande nemico era il colosso economico cinese, per forza di cose. Però in realtà, dal punto di vista militare, è quasi come se la lobby militare interna americana fosse lei a decidere ciò che i presidenti ad un certo punto devono fare. Ricordiamo questo piccolo particolare, anche il legame Blair May Obama Trump, nonostante siano teoricamente di schieramenti opposti, stessa direzione, guerra fondaia. Esatto. Obama, che aveva promesso la smilitarizzazione dell'Afghanistan, è stato premiato anche con il premio Nobel per la pace. Non so se mi spiego, e statisticamente è il presidente degli Stati Uniti che più di ogni altro abbia aperto teatri di guerra in giro per il mondo. Non missioni di pace, teatri, certo, di guerra. Certo. Ora non vi sta parlando un pacifista 68, ok? Che sbandiera, come dire, lenzuoli colorati con la scritta pace, eccetera, 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 eccetera. No, però effettivamente un po' di pace a questo mondo farebbe bene. Ora, questi signori, torno a ripetere, per motivi fondamentalmente di primazia economica e di controllo delle orgasmo del potere, controllo delle risorse, fondamentalmente stanno creando una serie di situazioni imbarazzanti a livello mondiale. Definirli imbarazzanti è riduttivo, certo, però di fatto questa è la situazione. Ora, come uscirne? Fortunatamente Putin fino adesso non solo non ha perso un colpo, neanche guadagnati, tant'è che ha anche dichiarato 2 giorni fa, circa, grazie a tutta la pubblicità negativa che pensavano di farmi, mi hanno aiutato a ottenere il secondo mandato con un plebiscito popolare. Quindi, così come, per fare un parallelo con l'Italia, il Movimento 5 Stelle ha ottenuto un enorme successo elettorale in Italia, nonostante la macchina del fango andasse avanti e continui ad andare avanti anche adesso, ad opera dei soliti ignoti noti, certo, la stessa cosa sta facendo dall'altra parte. Non capiscono che più vanno avanti così e più rafforzano le posizioni, sostanzialmente. Quindi sarebbe intelligente che imparassero a capire come poter sfruttare le risorse
ma creando una situazione di reciproco benessere, un ponte di pace, esatto, tra le varie realtà geopolitiche, quindi Stati Uniti, Russia, Cina, Medio Oriente. Bonificare l'Africa, e poi arriveremo a un argomento che credo vorrei toccare, che sarà il discorso della Libia. Tanto per restare a tracciare una sorta di fil rouge discorsivo, e a questo punto tutto il mondo ne trarrebbe beneficio. Tra le altre cose, l'Italia, restando all'interno della NATO con questi presupposti e criteri, sta violando il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, certo, che noi le ospitiamo, anche se la cosa non viene chiaramente parentata, ma li ospitiamo, e come? E quindi sta violando anche sostanzialmente la propria Costituzione, certo, che siamo riusciti a salvare il 4 dicembre di 2 anni fa, no? E oltretutto sta anche autolesionando se stessa dal punto di vista economico, perché 3/4 del nord-est italiano, che era la macchina di produzione, oltre alla Lombardia, era la macchina di produzione di denaro maggiore, lavorava con la Russia piano. Stiamo avendo un danno gravissimo. Quindi nell'idea di creare un danno a loro, per seguire i padroni dei quali noi siamo colonia in questo momento, stiamo creando un danno a noi stessi, che nessuno ci sta rifondendo, attenzione. Esatto, perché esatto. Non è che le nostre relazioni, guardate, voi fate così, ma noi in cambio vi diamo qualche cosa e cercheremo di compensare. No, assolutamente, assolutamente. Qui bisognerebbe allora entrare in un altro discorso, che è: perché l'Italia ha così tanta paura, punto di domanda? Ci sono accordi indicibili alle spalle, più o meno come quello tra mafia e Stato mafia, che noi viviamo comunque tutti i giorni e che non si possono menzionare in società, derivanti dall'intervento degli Stati Uniti e degli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale, oppure c'è qualche entità che continua a tessere trame e a muovere i fili di tutti i burattini, punto di domanda, o entrambe le cose contemporaneamente? Certo, noi comunque dovremmo domandarci, che ci sono dei quesiti aperti che nella mente nostra non dovrebbero rimanere puramente quesiti. Necessiterebbero del tentativo di dare delle risposte congrue. Mi riferisco per esempio al fatto Ustica, no? Adesso tu hai perché parlo di Ustica? Sto parlando di Ustica semplicemente per il fatto. Sto parlando di Ustica perché è un caso emblematico in cui tutti i radar italiani non erano in grado di rilevare che cosa stava succedendo in quel momento. La sesta flotta americana nel Mediterraneo non aveva funzionanti le cose, cioè c'erano una serie di cose che non funzionavano e ci dobbiamo incartare, è stato un incidente. Invece si capisce che c'era dietro una questione diplomatica, militare, internazionale, e purtroppo questo aereo con tutti i suoi passeggeri è stato una vittima di calcoli errati di militare. Ma perché dico questo? Allora, dico questo perché vorrei che noi cominciassimo a ragionare come cittadini sempre di più sul fatto che quello che mi viene detto e che mi procura un danno deve avere una buona ragione, altrimenti me lo devono spiegare bene, e deve essere credibile questa cosa. E se leggermente non è credibile, la devo rigettare. Quindi quando parliamo di complotti, parliamo di logiche sovranazionali
che direzionano le nostre azioni, come in questo caso siamo costretti a fare queste sanzioni alla Russia. Ma come possiamo credere che degli aerei urtino contro la facciata del Pentagono ad altezza zero, aerei di linea che spaccherebbero le ali a quella velocità all'altezza di 3.000 metri, di 3.000 metri. Allora, con te adesso tocco un altro tasto per capire come l'Europa agisce nei confronti di terzi, in questo caso della Libia. Come agisce nei riguardi di terzi della Russia? Abbiamo parlato, guardiamo come agisce nel caso di terzi della Libia. Penso che diversi dei nostri ascoltatori sappiano che il presidente, l'ex presidente francese Sarkozy, è stato interrogato. È stato arrestato, interrogato, bravo, per una questione riguardante finanziamenti ricevuti da Gheddafi durante la sua campagna elettorale presidenziale, quando poi lui ha espresso il proprio mandato presidenziale in Francia, che non si è potuto rinnovare perché chiaramente era già una figura dubbia in precedenza. Lo è stata durante il suo mandato, oltre a non essere efficace in termini di politica nazionale per non aver risolto dei problemi cogenti in Francia, certo, a livello economico. Certo. E questo ha creato poi il gioco di ruolo nell'ascesa, nell'accesso di Hollande all'Eliseo. Certo. Altro presidente che si è rivelato una bufala clamorosa, tra le altre cose, con scandali degni di Sarkozy, e vedremo i prossimi sviluppi. Anche lui si è autorimosso, più o meno, nel senso che non si è candidato per un secondo mandato, ed è arrivato Emmanuel Macron, altro enfant prodige della politica francese, che però attinge le sue agenzie a qualcosa di più internazionale, e qua potremmo creare un ponte con l'FMI, che in questo momento è presieduto da Christine Lagarde, Fondo Monetario Internazionale. Dopo ti dico perché faccio riferimento all'FMI. Il discorso Libia cos'è? È spinoso per lui perché lui, chiaramente, qua stiamo parlando di illecito finanziamento, aveva ricevuto dei fondi dall'amministrazione Gheddafi. Certo. Prima che venisse tirato giù dalle spese sempre per usare il gergo. E da chi? Dallo stesso Sarkozy. Esatto. Ma perché? Il problema è duplice, o triplice addirittura. Duplice perché, uno, lui ha preso dei finanziamenti illeciti. Due, perché li ha presi dalla Libia e da un leader che in quel momento era in piena contestazione. Anche se poi a ben guardare, in Libia la situazione era meno drammatica di quanto si volesse far pensare, perché in Libia mangiavano tutti, studiavano tutti, cioè, cure gratuite. Avevano cure gratuite, avevano una casa tutti quanti, e bene o male avevano un lavoro tutti quanti. Ok? Quindi non stiamo parlando del terzo mondo. Oltre a essere una sede di ricchezze minerarie e soprattutto petrolifere da fuori di testa. Perché in Libia, che qualcuno dei nostri definì all'epoca della politica coloniale lo scatolone di sabbia, salvo poi mangiarsi le mani, certo, ok, e stiamo ancora pagando noi la Libia, perché parte delle accise sui carburanti servono ancora a finanziare quella che è stata la guerra d'Abissinia, tanto per dirsi, è una cosa pazzesca, quindi dovremmo tornare anche su questo argomento. Detto questo, quindi ha preso soldi dall'uomo sbagliato, nel posto sbagliato, nel momento sbagliato e violando la legge. Non contento, ha incoraggiato le spedizioni militari punitive verso Gheddafi, quindi praticamente cosa ha fatto? L'ha fatto togliere di mezzo per non dover rispondere di questi illeciti, tra parentesi, perché il modo migliore per gestire un complotto è tagliare i rami secchi. Esatto. Quindi per non dovergli rendere conto e rendere tutto quello che aveva ricevuto, è stato uno di quelli che ha fatto in modo di farlo eliminare. E pensate il disastro che umano e umanitario che noi abbiamo creato. Lui, con il beneplacito dell'allora segretario di Stato Hillary Clinton. Certo. Che grazie a Dio, non che Trump sia molto meglio, ma
pur nella sua follia probabilmente non è pericoloso quanto lei, perché lei era quella che dalle nostre parti si definisce una bronza coerta, cioè quel fuoco che arde sotto, che in superficie non vedi, ma quando ti avvicini senti che sei ancora lì, e quando scorgi bene tra le braccia ti accorgi di quanto stia ancora ardendo e ravvivando. Quindi sì, personalmente penso che la situazione in Ucraina, se ci fosse stata al comando la Hillary Clinton, a questo punto sarebbe molto più esplosiva di quanto non lo è in questo momento, e da questo punto buon per noi che Trump sia lo stesso prono ai desiderata dei vertici militari, delle lobby militari, ma con molta più resistenza di quanto la Clinton non in effetti fatto. Lui sta facendo una resistenza maggiore, anche perché lui con Putin di base avrebbe un buon rapporto, che non credo si sia incrinato solo per questioni di politica internazionale. Sta cercando, secondo me, Trump in un certo senso di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, cioè deve farsi vedere come il presidente forte che reagisce contro la Russia, che è un nemico che sta crescendo nuovamente, ma nemico se lo sono creati. Allora tornerei alla battuta di un film d'azione, di un vecchio film d'azione, dice: l'eroe, per trovare ragione della sua esistenza, ha sempre bisogno di un cattivo, di un nemico. Facciamo l'esempio di, sempre per rimanere al film, Bellerofonte e la Chimera. Bellerofonte non sarebbe un eroe se non fosse esistita la Chimera. Quindi quando il nemico non esiste te lo devi creare, e gli Stati Uniti in questo sono certo mostruosamente bravi. ISIS, vedi ISIS, ok? Certo. ISIS, che è Stati Uniti, Arabia Saudita e altre cosucce del genere. E noi dovremmo interrogarci sulle nostre personali responsabilità con gli incredibili disastri umanitari che queste guerre di questo ultimo decennio, quinquennio, hanno causato in Medio Oriente. Tra l'altro, prima facevi un'osservazione molto interessante, che è quella che la Libia è uno stato ricco e dove il, tra virgolette, dittatore, ma possiamo dire tranquillamente senza virgolette dittatore, ha deciso comunque di condividere quella ricchezza con i suoi sudditi. Lo stesso stava facendo Saddam Hussein nel suo Iraq. Dobbiamo dire che i sudditi di Saddam Hussein pagavano pochissime tasse, avevano l'istruzione gratuita, c'erano le università, erano meravigliose le università irachene, c'era la sanità gratuita, e quindi c'è quasi un disegno che delle nazioni dove abbiamo dei leader che alla fine hanno dei sudditi con la popolazione che sta bene, questo stare bene va bene con le dovute proporzioni, tra virgolette, d'accordo? Sì, sì, sì. Ma dove la situazione diciamo, è meno drammatica? Diciamo che in Iraq, l'Iraq, tra l'altro, è uno stato in cui le donne erano molto più libere di quanto non potessero esserlo, per dire, in Afghanistan. O in Arabia stessa, tra parentesi. Oh, per carità, in Arabia stessa, di cui noi invece siamo dei grandi sostenitori. Certo. La libertà della donna che noi invochiamo in Afghanistan la tacciamo tranquillamente per quanto riguarda l'Arabia Saudita. E quindi noi veramente siamo degli ipocriti, siccome siamo nel periodo della Pasqua, dovremmo ricordare proprio le parole di Gesù: guai a voi ipocriti, sepolcri imbiancati. E questo siamo noi, cittadini dell'Occidente, che dovremmo in qualche modo cercare di allora, distruggere e buttare giù questo impianto rappresentativo nostro. Non ho problemi ad ammettere di essere un cattolico, per cui non stiamo neanche a discutere. Il tuo riferimento fa testo,
qualcuno ti direbbe, visto che siamo sulla parte, tu hai fatto questo tipo di citazione, che siccome l'Italia è uno stato laico quando fa comodo, non c'è necessità di scomodare Gesù Cristo, perché potremmo offendere la sensibilità altrui, visto che stiamo anche parlando di popolazioni profondamente a base musulmana. Altro esempio che fa il paio con quello che hai fatto tu è il discorso di Cuba, per esempio. Okay. Sentiamo. Il discorso di Cuba è abbastanza vicino tra le altre cose. Quindi, sanità che funziona, una delle sanità migliori a livello mondiale, ma questo in giro non si sa. Tanto è vero che tanti cittadini americani andavano a farsi curare. Ma questo non si può dire in società. Dopodiché che i Castro si siano trasformati nel corso del tempo, questo è un altro discorso, che abbiano in parte tradito la mentalità bolivariana e il sacrificio di Che Guevara, questo è un altro discorso ancora. E chi vi parla non è un filo comunista, non lo sono mai stato, anche se le teorie sono per certi versi estremamente interessanti, se non altro per una questione di presa di coscienza. Certo. Okay. Quindi non è, cioè, come dire, il diavolo non è così brutto come lo si dipinge in questo caso, e in altri casi. È peggio invece quello che vuole essere passato per agnello, ma in realtà è un leone, e parliamo sempre degli Stati Uniti. Come dirà, ma tu sei un filo sovietico, tu sei un filo russo, tu sei un filo qualcos'altro? No, mi limito semplicemente a osservare le cose in un arco temporale pluriennale. Bravo, 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 bravo. Per cui gli equilibri di, effettivamente, di equità si stanno spostando verso la Russia. Cioè, quello che era il brutto mondo prima sta diventando qualitativamente molto migliore, certo, dall'altra parte. Oltre al 76% di votanti positivi, quindi 76,6 di consensi per Putin, la percentuale di affluenza alle urne è stata mostruosa, quindi c'è stata una grandissima partecipazione al voto. Cosa che abbiamo avuto anche noi a sorpresa in Italia, perché abbiamo avuto una partecipazione al voto alle ultime politiche superiore al 75%, che negli ultimi anni sono percentuali che riguardano semplicemente il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, dove gli interessi erano trasversali, quindi possiamo fare un parallelo anche in questo senso. Putin è stato eletto presidente per il secondo mandato, che in realtà poi è il quarto nel corso degli ultimi vent'anni praticamente, perché incarna lo spirito nazionale, interessi trasversali a livello nazionale e russo internazionale. Esatto, esatto. Quindi da questo che cosa si evince? Che quando la popolazione si muove per il proprio interesse, non sono le figure tradizionali a vincere, sono le figure di rottura, quelle scomode. Putin è stato nominato lo zar, fondamentalmente. Beh, se, scusami, ti interrompo un attimo, sono quelle scomode perché quelle comode stanno massacrando il cittadino, non solo italiano ma europeo, certo. Guardiamo la Grecia, il Portogallo, allora, la Spagna, ma anche la Germania non se ne sta. Abbiamo esempi per tutti gli stati adesso, cioè le figure comode stanno ammazzando i cittadini. Podemos in Spagna è stata castrata, Puigdemont in Catalogna è stato arrestato ed è stato, attenzione, è stato arrestato da rieletto presidente della Catalogna nonostante tutto il macello che abbiamo fatto del governo centrale di Madrid, che ovviamente è filo europeo, filo americano, certo, perché Rajoy fondamentalmente è da quella parte che batte. Tsipras in Grecia lo sentite più? Lo sentite più? No, non si sente più, perché anche lui si sta allineando in un modo o in un altro. Ora è vero che abbia ottenuto dei grandissimi risultati di bilancio rispetto a quella che era la situazione greca ante ultime elezioni, che parliamo da praticamente due anni a sta parte. Sì. Okay. Però non se ne sente più parlare. Quindi
ci sono tante situazioni da sistemare a livello mondiale di squilibrio. Faccio una citazione riguardante il nostro ordinamento. Dopo le politiche abbiamo finalmente i due nuovi presidenti delle Camere. Sì. Camera bassa, bassa tra virgolette, però con la maggioranza di eletti, è la Camera dei Deputati, Italia, sì. 630 esatto. Deputati. Hanno eletto Roberto Fico, Movimento sì. 5 Stelle. Che cosa ha fatto lui? Tanto per cominciare, ha detto: io rinuncio alla mia indennità da parlamentare, non nella sua interezza, ma per metà, come lo spirito del movimento, e rinuncio alla mia indennità di presidenza della Camera dei Deputati, che sono circa 4.000 spacca euro al mese. Okay, quindi lui riverserà nel solito fondo microcredito piuttosto che una piccola e media azienda, okay, certo. Metà della sua indennità da parlamentare, e rinuncia con lettera che è stata pubblicata alla sua indennità di carica da presidente della Camera dei Deputati. Sì. Oltretutto ha detto: io rinuncio anche alla scorta, cosa alla quale tecnicamente per legge non potrebbe rinunciare, per cui vedremo come si gestirà questa cosa. È stato criticato anche per questo, perché vuole rinunciare alla scorta per tagliare i costi, perché qualcuno dice: tanto la scorta te la pagano comunque. Uno, due, se la terza carica dello Stato non puoi rinunciare alla scorta perché tu rappresenti lo Stato italiano. E quindi adesso sta nascendo un macello. C'era un bellissimo articolo che ho letto oggi, molto interessante, di un quotidiano che tra le altre cose non, normalmente non mi rappresenta che la stampa, un articolo di Mattia Feltri. Abbiamo pochissimo tempo, sì, mi dicono 2 minuti dalla regia. Rosario, grazie per avermelo ricordato, ma siamo nel pieno della discussione, quindi mi faccio prendere. No, perché ricordiamo. Devo ricordare a tutti quanti che siete su Radio Science, questo è Grilli per la testa, con co-conduttore straordinario per oggi Alviano Appi e con il vostro sempre disponibile Marco Grilli. Dicevamo, articolo sulla stampa, dice: la buona notizia, dice Feltri, che non è Vittorio, è Mattia, non è che Roberto Fico è rimasto quello che era, alla faccia delle critiche sui congiuntivi durante la campagna elettorale, ma non certo. Ed è andato a Montecitorio in autobus. La buona notizia, siccome non è un ragazzo stupido, è che capirà in capo a 2 giorni che scorta e auto blu non sono un privilegio, nemmeno della carta, anzi della casta, scusate, della casta. Si assegnano scorta auto blu a chi, come è successo a Fico, ha consegnato se stesso allo Stato. Quindi, in un certo senso, è da una parte una critica, ma è anche un elogio alla figura, perché è rimasta fedele a se stessa e quindi alle promesse che ha fatto in campagna elettorale. Adesso c'è un'altra polemica, perché lui si dice che lui sia come la Fedeli perché ha parlato di master quando in realtà non ha un master, ma qua è un discorso diverso, perché quella comunque ha parlato di laurea e la laurea non l'aveva. Per la verità non so neanche se avesse l'anno integrativo dell'istituto magistrale, ma questo è un altro discorso. Vabbè, qui si aprono altri scenari che dovremmo quindi approfondire. Ma tutto per arrivare a cosa? Il discorso della comunicazione. Sia su scala mondiale che su scala nazionale noi abbiamo un problema grossissimo della comunicazione. Per esempio, nessuno sa che in questi giorni l'FMI, presieduto dalla Christine Lagarde, che ho nominato prima, sì, di comune accordo con un'analisi fatta da BlackRock, che è un fondo internazionale, sì, stanno sostanzialmente, e questo è gravissimo, mettendo le mani sui fondi europei destinati anche all'Italia nell'agricoltura, tagli lineari nei fondi destinati anche all'istruzione, ok? Certo. Che si ripercuoteranno inevitabilmente anche su altro genere di tagli. Noi abbiamo europarlamentari che in questo momento sono sul piede di guerra perché stanno dicendo: non si fanno i tagli lineari, bisogna razionalizzare, ma razionalizzare non è tagliare questo tipo di spese. Allora guarda, questo dovrà essere per forza argomento molto interessante di un prossimo incontro. Io penso che noi dobbiamo ringraziare i nostri ascoltatori. Sì, assolutamente sì. Grazie per avermi permesso di aver fatto l'ospite di me stesso questa sera, tanto che volevo farlo. Bravo. Quindi grazie ad Alviano Appi per la sua assistenza e per la sua
presenza. Grazie a Rosario ancora, buon compleanno, e grazie, grazie a tutti gli ascoltatori. Un caro saluto a tutti, alla prossima puntata dal vostro Marco Grilli. Buonasera.